È stato annunciato in diretta tv, purtroppo non ce la farà. Prima di iniziare questa commovente storia, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Siamo davvero felici di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo triste racconto. Oggi condividiamo notizie importanti sull'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il cui stato di salute è critico. La giornalista e conduttrice Simona Branchetti, nel suo rotocalco mattutino, ha annunciato queste tristi notizie durante una diretta su Canale 5. Ha sottolineato come il quadro clinico di Napolitano si sia complicato ulteriormente, portando la situazione a un punto critico. È stato eletto Presidente della Repubblica per la prima volta il 10 maggio 2006 e poi rieletto per un secondo mandato il 20 aprile 2013. Ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio 2015. È importante notare che è stato il primo Presidente italiano a essere rieletto per un secondo mandato, un record che ora condivide con Sergio Mattarella. Nel suo doppio mandato, ha visto cinque Presidenti del Consiglio, tra cui Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi. È stato operato all'addome nel 2022 e nel 2018 ha subito un intervento alla orta. Al momento, le sue condizioni si sono aggravate. Chiediamo il vostro rispetto e riflessione sul trattamento delle notizie sulla salute di figure pubbliche, specialmente quelle anziane. Visto che sui social, in riferimento a questa notizia, non stanno mancando coloro che si stanno scatenando con frasi di odio e volgarità. Come pensate dovremmo gestire tali notizie? Condividete la vostra opinione nei commenti. Grazie per la visione.